Buongiorno ragazzi, mi chiamo Giorgio Matti, che sono il presidente del consiglio del corso di studi di laurea in matematica a Como e io vorrei parlarvi precisamente di questo corso di studi. Perché studiare matematica? Perché la matematica ci fornisce un linguaggio universale per capire e controllare, predire il nostro mondo. È una materia che pone una sfida intellettuale interessantissima per un giovane. È una materia universale. Ed è una materia democratica, nel senso che chiunque può entrarvi, ma è anche aristocratica, perché se voi seguirete il corso di studi di laurea in matematica, verrete ad acquisire degli strumenti che vi permetteranno di rientrare in questa ristretta cerchia di professionisti della conoscenza che può e deve cambiare il nostro mondo. E perché dico questo? Perché la matematica è la base di tutte le scienze che hanno un valore predittivo. Le scienze che possono predire quello che succede nel nostro mondo. Ed è alla base di alcune delle più importanti, se non di tutte le più importanti, applicazioni tecnologiche del mondo d'oggi, che vanno dalla crittografia, all'analisi finanziaria, al trattamento del segnale e anche la modellistica e l'ottimizzazione. Bene, voi sapete che i modelli epidemiologici che stanno guidando le azioni politiche in tutto il mondo sono basati su modelli matematici. Uno studente che si presenta a un corso di laurea in matematica di solito viene confrontato, parlando con gli amici, da una situazione dantesca, quale che vedete in questa slide. Lasciatemi speranza voi che entrate. Viene detto che l'unico sbocco della matematica è l'insegnamento che porta a una vita di stenti e di insoddisfazioni, ma è tutto il contrario. L'unico sbocco non è l'insegnamento, che pure è una dignissima professione e molto interessante, ma anche porta ad entrare in centri di studio e ricerca, ditte di consulenza, nell'industria e anche nell'indagine finanziaria. Vi consiglio, perché non ho tanto tempo a cui parlarvi, di entrare in questo sito dove si trova questo libro interessantissimo, Matematici al lavoro, che riporta varie testimonianze vissute di come giovani matematici si siano inseriti in vari campi istituzionali e di ricerca. Bene, ma io voglio parlarvi del nostro corso di laurea, del corso di laurea di matematica comune. Voi potete raggiungerci presso il sito dell'Università del Missouri. Andando su corsi di laurea trovate matematica. Cliccate sopra e avete la meravigliosa descrizione del nostro corso di studi. Bene, voi sapete che il corso di studi si articola in una laurea triennale e in una laurea magistrale. Voi sarete dall'inizio confrontati con la laurea triennale. Vedete, questi sono gli insegnamenti del primo anno: algebra, analisi e fisica. Bene. Molte di queste materie voi le avete già affrontate nelle scuole superiori. Da noi si faranno in un modo ovviamente molto più approfondito e rigoroso. Cosa vuol dire rigoroso? Vuol dire che nel nostro linguaggio matematico niente deve essere lasciato alla indefinita specificazione, ma tutto il linguaggio deve essere chiaramente definito e rigorosamente dimostrato. Quindi voi sarete confrontati a questa novità che è il linguaggio matematico, alla quale vi aiuteremo a diventare capaci grazie a vari supporti. Il primo supporto voi sarete assegnati a un tutor accademico, un mio collega, che prenderà un piccolo gruppetto di voi e lo seguirà costantemente, nel senso che ci si incontra periodicamente per discutere le difficoltà che si trovano, per pianificare l'avanzamento degli studi, vedere dove c'è più bisogno o meno bisogno di supporto. E questo supporto viene anche dato dai nostri tutor più giovani, che sono studenti della magistrale o del dottorato, che vi seguiranno nelle esercitazioni di questi corsi. O di tutti questi corsi, voi accedendo al nostro link potete vedere i temi, ad esempio in analisi matematica, vedete insiemi numerici, numeri reali, numeri complessi, tutte cose che già voi avete affrontato, ma che, ripeto, noi affronteremo da un punto di vista rigoroso. Bene, il regolamento didattico, che potete anche scaricare, vi dà degli altri serie di informazioni, oltre ancora alla lista di tutti i corsi che voi dovete seguire in questi 3 anni della laurea triennale, anche informazioni importanti circa l'immatricolazione,
borse di studio molto importanti che molti dei nostri studenti acquisiscono, che vi aiutano a alleviare un po' il carico sulle vostre famiglie, e anche l'esenzione dalle le rate ridotte per i corsi di laurea scientifici che la nostra università fornisce. Bene, vi posso far vedere ad esempio alcuni nostri studenti, questi hanno finalmente dimostrato un teorema molto semplice, ma del quale erano molto fieri, che lo presentano, e questi invece sono dei ragazzi del liceo che ci hanno visitato durante l'alternanza scuola-lavoro, i quali sono stati confrontati a questo meraviglioso insieme che è il triangolo di Sierpinski, che è un frattale. Poi c'è da dire che adesso voi vi porrete anche come domanda come possiamo seguire in questo periodo travagliato. Bene, c'è da dire che noi già dagli anni precedenti avevamo già registrato e messo in rete per i nostri studenti i corsi dei primi anni, degli anni fondamentali. Ad esempio, per non violare la privacy di nessun collega, questo è il mio corso di laurea in matematica, istituto di fisica e matematica, un esame, questo è stato registrato il 7 gennaio del 2019. Cliccando di sopra voi potete vedere di polinomi ortogonali tutta la lezione, potete avere il vero motivo per cui insegno questo corso è precisamente potete rifarvi la lezione da casa in caso abbiate avuto problemi. Bene, io cosa posso dire? Vi ringrazio della vostra attenzione e vi aspetto il prossimo anno accademico presso di noi in presenza o in virtuale presenza. Grazie e arrivederci.